Amici del grande calcio, bentornati su Senza giri di parole. Io sono Biazaku. E io sono Tatsuno. Amico mio, oggi analizziamo Polarin Balogun o Balogun. Secondo te come si pronuncia? Ma che cazzo è questo? Balogun. Però lui è statunitense, non lo so come lo vuole pronunciare. Giocatore statunitense, alto 1,78 m, 22 anni, 2001. Gioca come punta centrale, anche se ha provato come esterno sinistro e esterno destro, però prettamente gioca punta centrale. Scorsa stagione ha giocato nello Stade Rennes, però lui in realtà appartiene all'Arsenal, che l'aveva mandato in prestito, piede destro. Nella scorsa stagione è riuscito fare un bello score, 22 gol e 3 assist. E adesso ritorna all'Arsenal forte di queste statistiche e delle cose che ha dimostrato in Ligue 1. E adesso si vedrà cosa gli riserverà il futuro. Prima di proseguire con i pro e i contro, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che escono su questo canale. Se non lo fate, la vostra squadra del cuore perderà il prossimo derby 3-0. Ve lo dico, eh? Bene, Tatsuna, quindi dal tuo punto di vista, quali sono i pro e i contro di Balogun? Allora, partendo dal presupposto che i suoi numeri sono stati veramente fuori portata, cioè considerate che i gol che ha fatto hanno contribuito al 47% dei gol del Reim, che è una cifra completamente fuori di testa, cioè neanche tutti i gol che ha fatto Haaland col Manchester City ammontavano a così tanto della propria squadra, il che da un certo punto di vista può raccontare di come fosse la stella della sua squadra, ma anche come effettivamente la squadra poi dipendesse un po' da lui per segnare. E questo però non deve trarre troppo in inganno, perché in realtà il suo modo di segnare è piuttosto scolastico, cioè non ha tantissimi modi per segnare, ha quei due o tre tipi di tiri che lui effettua, ma non ne ha tanti, che forse è l'unica cosa di lui che veramente mi delude, perché per il resto stiamo parlando di un giocatore che è veramente piuttosto completo per il ruolo. Un giocatore che corre, che pressa, bravo a fare un pochino tutto, soprattutto in termini di crearsi delle occasioni. Leggevo l'altra volta, che mi aveva anche piuttosto stupito, che lui era il terzo giocatore della Ligue 1 per tiri, dopo Mbappé e Messi. E questa può sembrare una banalità, però in un calcio che va sempre di più verso il tentativo ostruzionistico nei confronti degli attaccanti, pur di non farli tirare, riuscire a crearsi sempre delle occasioni per tirare è una buona cosa. È una buona cosa, ribadiamo sempre, io e Biazzago, lo stesso concetto. Non è grande l'attaccante che segna una volta ogni due che tira, ma è grande l'attaccante che fa 30 gol anche se li ha fatti su 60 occasioni, su 70, su 80, su 90 occasioni. E quindi questa secondo me è la sua più grande qualità, cioè il fatto che lui arrivi molto facilmente al tiro, la sua compiutezza come attaccante, che effettivamente lo rendono molto interessante, perché comunque fare una ventina di gol nel calcio di oggi è complicato, a meno che tu non stai in una big, cioè o ti è capitata la stagione veramente fortunata o hai qualcosa in più. Per quanto riguarda un suo contro, non mi piacciono molte cose di lui, però parliamo prima della cosa che è un po' più stupida. Io capisco che lui sia alto 1,78, però per non vincere neanche metà duello aereo non ci stai neanche provando. Ripeto, la cosa che non mi piace è che ha poche possibilità di arrivare al tiro e poi soprattutto poche possibilità, dico, di tirare, nel senso che tira soltanto in due o tre modi. Dal mio punto di vista, i suoi pro principali sono il modo in cui si associa con i compagni e che lui preferisce venire a giocare incontro. È un giocatore che si fa seguire dal suo marcatore e poi sfrutta tanto questo fatto per mettere in difficoltà gli avversari e per creare occasioni. Per esempio, lui è molto bravo nella giocata di tacco, che si attira l'avversario, l'avversario lo segue. Il compagno gliela dà e lui di tacco poi chiude il triangolo. E in questo è veramente forte, usa molto bene il colpo di tacco e fa bene le sponde in generale. Poi ha un tiro molto potente, questo bisogna dirlo, una buona coordinazione. Infatti, diciamo, tu hai detto bene, c'ha pochi modi per tirare perché lui,
tira soprattutto di potenza, pure quando tira a giro lui tira di potenza e poi gli imprime un po' di effetto, non sono proprio tiri di precisione. Un'altra cosa che mi piace di lui è che ragiona più da esterno che da attaccante quando sta nei pressi dell'area di rigore. Lui la riempie, però prima la svuota l'area, quindi attira gli avversari, svuota l'area, non c'è nessuno. Quando poi fa lo scambio con l'attaccante, lui poi la va a riprendere e riempie l'area. Fa sempre questo gioco d'elastico che riesce molto spesso a liberarlo dalla marcatura, perché l'avversario rimane spiazzato e molte volte riesce proprio in questo modo a segnare. Cioè tutti quei 22 gol li ha fatti, la maggior parte li ha fatti così, oppure controllando palla in area di rigore. Lui è molto bravo a proteggere palla, cioè quando l'avversario gli fa sentire il fisico, lui molto spesso si appoggia e lo aggira. In questo modo riesce a tirare appena si libera dell'avversario, appoggiandosi sull'avversario, e soprattutto a liberarsi e a superarlo. Cioè lui molto spesso i dribbling li fa con il fisico più che con la tecnica. È bravo anche nel dribblare tecnicamente, anche se non è che dribbla 3-4 giocatori alla volta. È bravo nei livelli individuali. E un'altra cosa che mi piace è che lui, anche se non ha fatto molti assist, lui li vede i compagni nell'area di rigore. Ce l'ha la freddezza, quando poi gli capita la palla in aria, di passarla al compagno libero. Non ha fatto tanti assist perché i suoi compagni di squadra sono scarsi. Ho visto un sacco di gol mangiati che sarebbero stati assist per Balogun, ma non gliel'hanno concesso, perché lui stoppa la palla in area di rigore, è veloce a girarsi e a servire i compagni liberi, quindi ce l'ha la freddezza in area di rigore. Un suo contro è praticamente l'opposto di quello che sa fare. Lui non è tanto propenso ad attaccare la profondità, cioè lo fa, però siccome preferisce avere la palla sui piedi, viene incontro, lo fa in automatico. Lui vuole la palla sui piedi, vuole avere il controllo della situazione e non si lancia in profondità aspettando che il compagno gliela dia. Lui se la viene a prendere la palla, quindi non attacca molto la profondità, attacca gli spazi, però se tu vieni a giocare di più con i compagni ci sono meno spazi. E come hai detto bene tu, di testa praticamente, ma non ci prova, non è tanto che non è capace, che non ci prova, ragazzi. Cioè io lo vedo fermo quando devo prendere un pallone di testa. Ti ricorda qualcuno del presente o del passato? Allora, io trovo molto singolare il fatto che sia cercato dall'Inter, perché l'Inter ha ufficializzato Thuram, che è un calciatore che gli assomiglia parecchio. Quindi a meno che l'Inter non voglia avere tre giocatori in attacco piuttosto simili, non lo so perché l'Inter lo stia cercando. Ovviamente non so se è vero, mi affido ai giornalisti, quindi mi affido alla gente sbagliata, lo so, avete ragione. Però gli assomiglia molto, ma così come assomiglia a tanti altri giocatori di questa generazione che interpretano il ruolo dell'attaccante in questa maniera, quindi come Colomoni, come Nketiah, che peraltro è il suo compagno dell'Arsenal che è stato rigettato. E del passato assomiglia ai vari giocatori che avevano questo tipo di attacco della palla e dell'interpretazione del ruolo offensivo, quindi per esempio lo stesso UEA. Però se ti devo dare un nome di oggi è proprio Thuram. Sono giocatori molto simili. Ma io ti dico il Kun Agüero, perché preferisce venire a giocare incontro ed è bravo a girarsi quando poi gliela danno. C'ha la tecnica per poter essere il numero 9, anzi il numero 10 mascherato da 9. Che poi tecnicamente lui è bravo ad usare la suola, l'esterno del piede, l'interno, veramente riesce a fare tutte queste giocate particolari. Colpo di tacco, come abbiamo visto in questo caso. Un voto all'abilità attuale di Balogun e al suo potenziale? Sono in difficoltà, perché sono in combutta con due poli opposti del mio pensiero. Il primo è che comunque ci troviamo davanti a un giocatore che ha 22 anni, anzi ha 21 quando ha cominciato a giocare Ligue 1,
era la sua prima stagione davvero da professionista, perché sì, l'anno prima aveva giocato qualche partita, ma era partito da giocatore della primavera della Premier e poi è andato in Championship segnando pure in qualche partita. Quindi un 21enne che si ritrova a fare la sua prima stagione tra i professionisti, peraltro cambiando paese, mi fa 22 gol tra campionato e coppa, è qualcosa di straordinario, non glielo posso non considerare. Allo stesso tempo non voglio che mi getti fumo negli occhi, perché comunque anche Belotti, per dirne uno, ha fatto una stagione da 30 gol. Quindi si deve capire che cosa il giocatore trasporterà e cosa non trasporterà. Secondo me lui in questo momento non ha tutto quello che serve per ripetere una stagione di questo livello, nel senso che secondo me tante cose si sono sposate per far sì che accadesse, questo è ovvio, tante cose si sposano pure quando sei Mbappé, ci mancherebbe altro, però in generale io trovo che le sue debolezze siano in questo momento più gravose delle sue qualità, e non è tanto una questione di campionato, e anzi, perché tanto lui ha segnato pure col Paris Saint Germain, cioè ha segnato in partite importanti, non è tanto il livello degli avversari, perché io per esempio i tifosi dell'Arsenal li ho sentiti che si lamentavano del fatto che il problema è il giocatore che viene dalla Liga, no, è l'ultimo dei problemi quello, ragazzi, è l'ultimo dei problemi, anche perché comunque la Liga ha tirato fuori tantissimi talenti negli ultimi anni che non mi sembra abbiano avuto problemi ad adattarsi ad altri campionati, anzi. Quello che io trovo più preoccupante, più che altro, è che ha giocato in una squadra che faceva di tutto pur di giocare tutta dietro e di sfruttare i suoi lanci, il suo attacco della profondità nel contropiede. E la tendenza, sì, da parte sua di volere la palla, di andarsi a prendere il pallone, di giocare con i compagni, si è sentita nel corso della stagione, però comunque ha avuto una squadra che gioca in maniera completamente diversa dalle squadre che invece si propongono di prenderlo. E quindi il passaggio da queste due realtà si deve definire, si deve capire. Per esempio, e concludo, per arrivare al perché, secondo me, lui ha rappresentato il 47% dei gol della sua squadra, e anche perché la sua squadra ci arrivava poco al tiro, e quando ci arrivava faceva in modo di garantire che ci arrivasse il suo giocatore più propenso a segnare, ossia il proprio attaccante. Quando ti ritrovi in una squadra così, diciamo che da certi punti di vista è più difficile, perché ovviamente non hai tantissime occasioni, però quando le hai solo tu, cioè i compagni non tirano perché fanno arrivare a te al tiro. Quindi c'è tutto poi una questione di cose che funzionano, perché l'ingranaggio principale sei tu e quindi la squadra non ti fa pesare niente. Ora, le sue qualità sono importanti, tanto che io non gli rifiuto un 7,5. 7,5 glielo do, meriterebbe di più perché ha fatto 21 gol, 21 gol in Europa sono tantissimi, però non gli voglio dare di più in questo momento. E considerando anche le sue mancanze, non gli do più di un 8,5 come potenziale. Però non voglio dare l'impressione di uno che non crede nel giocatore. Io ci credo, però semplicemente ci sono troppe cose che hanno dei se e dei ma. Quindi per equilibrare anche i voti che ho dato ad altri giocatori, faccio così, 7,5 per adesso e poi 8,5 per il potenziale. Vediamo che fa l'anno prossimo, in particolare se cambia squadra o comunque se riconferma questi numeri. Perché ovviamente se fai 40 gol in 2 anni... Mo, lo puoi fare perché sei nel Reim, perché sei Paris Saint-Germain, ma sempre fatto 40 gol in 2 anni, quindi vediamo che fa l'anno prossimo. Io gli do 7,5 all'attuale, 9 più al potenziale. Diciamo che nel calcio di oggi lui, dal mio punto di vista, può fare un po' tutti i ruoli, e secondo me questo gli aprirà anche altre strade, perché lui con le qualità che c'ha, secondo me non è costretto a fare solo l'attaccante. Cioè l'attaccante gliel'hanno fatto fare, che vabbè, nasce così, però siccome sa fare anche tante altre cose, cioè queste qualità si possono sposare bene anche ad altri ruoli. Quindi sono abbastanza sicuro che se non sfonda come attaccante, comunque è un giocatore che può far bene anche da trequartista, da esterno, perché ce l'ha, cioè riesce a ragionare in quel modo, cioè lui sa giocare, lui vede il calcio, c'ha quella visione di gioco e c'ha quelle idee, perché i suoi compagni gli hanno girato attorno, come hai detto bene tu, per un motivo preciso, perché era il più forte, ma nettamente il più forte. Poi il fatto che riesce ad usare con una facilità disarmante, praticamente uguale, identico, sia il piede sinistro che il piede destro, perché lui fa tutto, sa fare tutto con tutti e due i piedi,
è un'arma che non tutti i giocatori ce l'hanno, quindi già questo ti mette su un gradino un po' più alto, secondo me. L'unica cosa è che soltanto lui può dimostrare di avere la personalità di poter primeggiare anche in altri club con altri giocatori del suo livello. Quello che abbiamo visto nello Stade de Reims è che lui è nettamente più forte, è stato nettamente più forte rispetto ai suoi compagni. Però questo non esclude il fatto che anche all'Arsenal magari avrebbe fatto la stessa cosa. E ovunque andrà, siccome adesso sono abbastanza sicuro lo prenderà una squadra più importante, e quindi adesso è il momento che deve dimostrare. Se riesce lo stesso a diventare il fulcro dell'attacco come ha fatto nello Stade de Reims, questo giocatore può veramente diventare un crack. Voi cosa ne pensate, ragazzi, di questo giocatore? Fatecelo sapere nei commenti. E come al solito non ci resta che aspettare, sarà il campo a parlare e il tempo ci darà tutte le risposte.